anche senza microfono, perché così non sto. O no? Sì. Allora vado senza. Meglio col microfono. Allora andiamo col microfono. Così, così, va bene. Quindi ringrazio, come dicevo, sia Vertigo, la direzione, l'organizzazione, le ragazze splendide che accompagnano il tutto. Quindi, e grazie anche a nome di tutto il Museo dei Tarocchi, l'Accademia che abbiamo aperto e insomma tutto. Bene, io partirei allora intanto con questa chiacchierata, diciamo, ecco, insieme. E volevo, ecco, avevo anche una scaletta magari nella prenda. Volevo intanto partire proprio raccontando, facendo, diciamo, una sorta di excursus. Chiaramente molto veloce, perché di fatto i temi sono veramente tanti quando si parla del fenomeno della stregoneria, da dove parte, quali sono i punti di riferimento, quali sono le caratteristiche, e obiettivamente, si va un po' nella notte dei tempi. Per cui farei proprio una carrellata veloce intanto per vedere da dove si parte, perché intanto questo è sicuramente un tema. E quindi parto subito così. Cioè parto praticamente proprio dal Big Bang, per dire, cioè nel senso che abbiamo proprio due figure, una di Dorè, l'altra di un contemporaneo che è Angelo Musco, che rappresentano due momenti importanti che noi ritroveremo proprio nell'ambito del fenomeno della stregoneria. Allora, il mito ci racconta che Dio è nella posizione di creare il tutto e si trova di fronte a un'entità che non immaginava. Fortemente potente, profondamente potente, e la teme, e questa è Tehom, che poi, secondo, diciamo, la storia siro-babilonese, sarebbe Tiamat, cioè la divinità che presiede ai mari, agli oceani, alle tempeste, a tutto ciò che riguarda l'elemento acqua. Quindi l'elemento acqua naturalmente legato a un femminile primordiale, selvatico, furente, importante, profondo. Quindi questa figura, questo personaggio importante si trova di fronte a questa entità a sorpresa e la sconfigge subito, cioè la scaraventa proprio nel profondo degli oceani. Tanto è vero che la tradizione appunto dice che sopra le viene posto un masso che nel momento dell'alta marea si alza e nel momento della bassa appunto si abbassa. Nello stesso tempo sempre la mitologia ci racconta che permette Dio che questa acqua primordiale abbia degli sfoghi, abbia dei torrenti e che quindi crei poi a sua volta i fiumi, i torrenti, i mari, sempre però sotto questa legge importante. Quindi questa storia viene assimilata molto a quella del Leviatano, che è molto molto simile. Anche se, diciamo, Leviatano come tema sembra molto legato al maschile, in realtà anche questo elemento particolare si rifà a un femminile primordiale. Quindi partiamo da un tema importante che noi ritroveremo, cioè una parte femminile, selvaggia, selvatica, furente, che impaurisce. E che porta quindi alla necessità di essere non solo canalizzata, ma in certi casi eliminata. Se guardate l'opera di Musco, è un'interpretazione, come dicevo, contemporanea, però obiettivamente ci dà proprio l'idea di un abisso nel quale si viene un po' fagocitati.
Obiettivamente, su questo tema hanno parlato tanto gli psicanalisti, ha parlato tanto Jung, e obiettivamente possiamo ravvisare anche quella parte legata alla cosiddetta anima, quindi questo femminile comunque primordiale che risiede in ognuno di noi, quindi al di là del genere, quindi che sia maschile o femminile. Però la cosa che ci interessa è di vedere questo aspetto da distruggere, quindi da eliminare. Se poi procediamo, ecco che vediamo per esempio due opere, quella a sinistra è Lilith, secondo alcuni è Tiamat, secondo altri, insomma, chiaramente c'è tutta una disamina proprio in questo senso. Quella, diciamo, più accreditata è di vedere appunto Lilith e il rilievo Oberni, e siamo appunto nel secondo millennio avanti Cristo. Aggiungiamo quindi un elemento a questo femminile, che richiama, vedremo nelle altre immagini, la cosiddetta apotinia Theron, cioè quindi praticamente la signora degli animali, cioè colei che riesce a stare anche con le belve più feroci perché ha la capacità di entrare in una connessione profonda, articolata e tale da mansirle. Quindi siamo sempre in un tema chiaramente molto vicino al concetto di grande madre. E vediamo intanto questa Lilith alata, con i piedi artigliati, con le due civette, ai lati, con, i due leoni che appunto, sono sotto i suoi piedi, proprio a rappresentare una potenza primordiale legata alla natura selvatica per l'ennesima volta. Scilla. O Scilla praticamente, che era questa giovine molto molto bella, sensuale, Anfitrite, la moglie di Poseidon, praticamente gelosissima, la trasforma in un mostro feroce e temibile, come qua un po' si vede, che richiama un po' l'immagine che abbiamo visto prima del Leviatano, quindi siamo di nuovo in un femminile terrifico e quindi da temere. Continuiamo ancora con qualche immagine, con questa Artemide, signore degli animali, questa Apotinia Theron, che è appunto del VII secolo avanti Cristo, e vicino questa Artemide Ortia del Museo di Atene, sempre con gli animali accanto. Quindi c'è una convivenza, c'è un modo molto intenso con il quale noi vediamo queste figure femminili che articolano la loro forza, la loro potenza, il loro aspetto magico proprio alla natura stessa. Vorrei ricordare già un piccolo tema che negli atti inquisitoriali, apro una parentesi, quasi tutti gli atti inquisitoriali sono stati distrutti con l'avvento napoleonico, però qualcosa si trova all'Archiginnasio e l'Archivio di Stato, e uno dei temi importanti è che la cosiddetta strega ha un famiglio, cioè un animale totemico, un compagno. La strega normalmente non ha figli, ma ha questo contatto forte appunto con gli animali, parla la lingua degli animali, e qua appunto rivediamo in queste immagini questo concetto di dea madre che si apre proprio alla natura e dialoga, ma non solo, c'è un governo, c'è sicuramente un contatto profondo. E Jean Collier, siamo diciamo più così in un'opera più recente, dove vediamo questo aspetto che chiaramente evoca un po' la Melusina. Quindi questa donna serpentina, questa donna che convive con il serpente che le si arrotola appunto in un corpo nudo, quindi altro tema che toccherà la strega e la sensualità. Altro tema importante, è un tema del quale si potrebbe parlare per ore, proprio perché il tema della sessualità ha interessato il Tribunale della Santa Inquisizione
per moltissimi anni, questo sia per uomini che per donne, addirittura c'erano dei codici, c'erano dei calendari che dovevano essere seguiti in questo senso, perché obiettivamente il senso anche di una sessualità libera, sana, corretta è anche un concetto di libertà mentale che obiettivamente non veniva assolutamente concepito. Quindi passiamo sempre a altre due immagini e vediamo, mi piace molto quella di, appunto, di Circe, di Collier, che è molto molto semplice, dolce, di questa donna, ecco, senza abiti, quindi entriamo sempre in un aspetto di nudità e questa tranquillità vicino a degli animali feroci, normalmente considerati tali. E questo, diciamo, ci fa vedere come questa caratteristica via via prosegue nel tempo, così come nell'opera di Waterhouse, Circe e Scilla, che è proprio quella a fianco dove il tema dell'acqua, quindi acqua sempre come elemento femminile, primordiale, che unisce un pochino il tutto, crea proprio questo contatto forte, tra il mondo, profondo, tra il basso e l'alto, un po' come diceva Ermete Trismegisto, in un tutt'uno. E questo, diciamo, giusto per fare una carrellata, qua, ecco, giusto qualche altra immagine. Perché altra figura che poi viene ravvisata con il tema della stregoneria è Ecate, questa è la Chiaramonti, Musei del Vaticano, ed era la dea, è stata, io credo, la dea che ha subito più giudizi, trasformazioni, persecuzioni. Perché obiettivamente nasce come dea dell'agricoltura, quindi che ha una sua potenza, ha un connubio fruttificante proprio con la natura, per poi arrivare ad essere proprio quello che è il prototipo quasi della strega e viene confinata nei crocicchi che venivano proprio intesi come luoghi di incontro delle streghe. Tanto è vero che ancora ci sono molte tradizioni attuali, attualissime, per esempio in Galizia, che è una terra proprio di streghe, al punto tale che una santa è strega, Santa Comba, quindi per dire, e nei crocicchi che ha fatto un cammino di Santiago, uno dei tanti, può vedere ancora che nei crocicchi ci sono sempre dei segni apotropaici, proprio perché c'è questa paura atavica della possibilità di questi incontri. Ecate è triforme e quindi chiaramente entriamo nel tema della luna, Selene, Ecate, Artemide, quindi le fasi della luna, però vedete come tutti questi aspetti ritornano in un concetto molto chiaro, che è quello proprio della natura, della terra madre, quindi di un qualcosa proprio di arcaico, di generativo, se pensiamo anche a Demetra, obiettivamente abbiamo storie importantissime dove anche i 6 mesi, dove appunto la figliola soggiorna 6 mesi con Ade, 6 mesi sulla terra, vanno a ritmare le stagioni, quindi chiaramente la connettono fortemente alla natura anche in questo caso. E poi c'è questa bellissima opera di William Blake, che è appunto Ecate o le tre parche, che riprende un pochino i modelli di cui si parlava poi prima, le civette, questa forma triplice, quindi queste tre parti della Luna che vanno quindi a ritmare un corso che non è soltanto legato naturalmente al femminile. Volevo così fare una piccola digressione proprio legata a un tempio sacro che conosciamo bene, che è San Luca. Beh, intanto vediamo che la storia del serpente continua nel tempo e continua in modo molto chiaro, con l'immagine della Vergine che calpesta il serpente. E qua vediamo appunto due raffigurazioni sulle quali si potrebbe un po'
anche parlare perché la luna è una luna crescente, mentre normalmente dovrebbe essere posta quella calante, che è quella dei malefici, che è quella che va a ritmare i momenti oscuri, della giornata. Mentre la crescente si connette ancora al culto di Iside, e qua entreremo poi nel tema delle Madonne Nere, e a San Luca una appunto è ben presente. 666 portici, quindi 666, che è appunto il numero della bestia, del serpente, sempre come simbolo del male, e vi invito proprio anche a pensare come questo serpente, che era praticamente il patrimonio della Dea Madre, cioè obiettivamente era l'animale che per via della muta della pelle andava a rappresentare la continua trasformazione, per via del corpo sinuoso andava a rappresentare il corso dei fiumi, e quindi come simbolo di rigenerazione, come diventa simbolo del male, passando attraverso una religione, perché il tema è proprio questo. Anche se devo dire questo portico con 666 e sopra la figura della Vergine va a sottolineare nuovamente il dominio appunto su queste forze, che sono poi forze di fatto, come dicevo prima, antiche, legate, se vogliamo, a quello che viene, definito il cervello limbico, la mente analogica. Quindi non alla razionalità. Infatti ci sono alcuni studiosi che hanno intravisto in questo passaggio proprio un po' una negazione del femminile, che quindi prima, brandendo il serpente, era in contatto con questa natura selvatica che via via viene perduta, anzi calpestata, quindi viene quasi tolta come possibilità, quindi non solo come eliminazione del peccato, eccetera, eccetera. Ma veniamo alla strega, quindi la Strix. Strix è appunto questa, quindi è questo uccello rapace, questo è un allocco, ed è il nome proprio. Che deriva appunto, da cui deriva la parola strega. Tanto è vero che qua vediamo appunto nel disegno come si anima e come diventa figura, così, ecco, proprio più umana. C'è questa legge praticamente del IV secolo che fa un po' sorridere, perché dice: se qualcuno dice ad alta voce di una donna che è una strige, una prostituta, sarà condannato ad un'ammenda di 2.500 denari. Se una strige ha divorato un uomo, sarà condannata a pagare 8.000 denari. Obiettivamente, si dà per scontato quindi che questa figura esista, che questa figura c'è addirittura una legge che andava a disciplinare. Quindi, se un uomo veniva divorato per intero, ecco, c'era una pena. Obiettivamente questo è un tema molto molto antico. Prima abbiamo visto Ecate, abbiamo visto Lilith, la prima donna, quella prima di Eva, ormai questo tema lo sappiamo chiaramente molto molto bene, e nel momento in cui viene cacciata e nel momento in cui viene ripresa, perché Dio poi a un certo momento dice: torna, perché si pente della cacciata, lei non vuole più ritornare, anzi dirà: da questo momento in poi sarò l'incubo praticamente di tutti gli uomini. Quindi si aprirà proprio un altro tema importante. Per cui Strix, strega, Ecate, Lilith, questa forma di incubo, questa forma mentale di possessione. E procedendo, entriamo in un momento importante, la strega come erbaria. Ora, quando si pensa che la stregoneria sia medievale, c'è un piccolo errore, cioè nel senso sì, le streghe c'erano, erano chiamate erbarie oppure donnette. Tanto è vero che non erano prese in grande considerazione. E non c'era una persecuzione vera e propria, nel senso che venivano arrestate,
Tante volte si prendevano i classici, scusate, due schiaffi, ma era proprio così e poi tornavano a casa. Non c'era la persecuzione che invece conosceremo un po' più avanti, perché ci sarà proprio uno scarto proprio storico. E vi volevo leggere, ecco, solo un attimo. Scusate perché con una mano. Scusate. Dunque, si dice appunto che queste donnette non abbiano la capacità minima di poter leggere, scrivere, sono completamente analfabete e quindi non si può pretendere, non si può pensare che queste donne abbiano la capacità di fare delle cose sane. Quello che hanno appreso e se hanno appreso qualcosa, lo hanno appreso sicuramente da malefici oppure da entità negative. Le donnette erano un po' queste, quindi l'erbaria, momento, noi abbiamo delle figure importantissime dentro ai conventi, per cui nel momento in cui c'era praticamente l'aurea, legata al divino e quindi un'azione prettamente canalizzata a un raggiungimento elevato, quindi comunque protetto da un convento, beh, pensiamo alla figura di Hildegarda, ma pensiamo anche appunto a tantissime suore, ma anche a Bologna praticamente abbiamo avuto tante figure importanti che si sono occupate di erboristeria. Ecco, questa cosa era lecita. Al di fuori di questo, l'idea era che dal momento che queste donne non avevano cultura, io le definisco sempre un po' il medico di famiglia che a livello empirico chiaramente curavano i propri cari o i vicini, ma con prove che chiaramente tante volte poi non andavano a buon fine, in quel caso poi interveniva appunto l'Inquisizione, ma ripeto, senza dure condanne. Abbiamo invece un sorgere importante un po' più tardi, proprio perché c'è un cambiamento anche sociale, cioè la donna comincia a studiare. Allora, noi siamo ancora in un'epoca dove insomma, la prima laurea operativa è praticamente dopo il 700, quindi laurea con cattedra, quindi che veniva utilizzata proprio. Mentre diciamo che agli albori, anche quando c'erano donne laureate, e ne abbiamo a Bologna come medichesse o giuriste, non avevano poi la possibilità di praticare. Oppure lo facevano ma velate, oppure vestite da uomo, oppure su una terrazza e gli studenti sotto, quindi sempre ad una distanza che permettesse insomma, un contatto lontano, quindi non ravvicinato. E questo era sicuramente un tema. Chiaro che quindi quando parliamo di erbarie entriamo in un tema che poi si svilupperà successivamente, ma che per il momento non viene visto come pericoloso. L'erba magica per antonomasia è la mandragora, sappiamo che ha questa figura particolare che somiglia molto ad una figura umana. E aveva anche un rituale per il raccolto molto particolare, perché si diceva che nel momento in cui veniva strappata emettesse un urlo per cui si poteva morire, per cui si andava con un cane nero, cioè questa insomma non è una cosa molto bella, però tale era, di modo che praticamente era il cane che poi subiva questa, diciamo, onda di ritorno e poi si poteva procedere col tutto. Poi c'era la bella donna. Che appunto era la belle femme perché era,
era praticamente, veniva creato un prodotto a gocce che messo negli occhi dilatava le pupille. C'era l'idea che appunto così con gli occhi più grandi chiaramente la bellezza femminile era incentivata. E poi l'aconito, insomma tante erbe che chiaramente avevano un uso particolare. Arriviamo alla fine del 400 e appunto Sprenger e Cramer scrivono un libro importante che è il Malleus Maleficarum, che sarà praticamente il testo che guiderà gli inquisitori per secoli. E quando non li guida, non li guiderà più, continuerà a ispirare degli studiosi. Voi pensate che nel 1903 il tal dottor Moebius, pubblicato da Einaudi, scriverà un testo nel quale appunto andrà ad affermare che il Malleus Maleficarum cioè, rappresentava sicuramente uno dei libri più importanti della storia e andava letto assolutamente in modo profondo perché è giusto, perché è corretto. Attribuiva la crisi del passaggio del secolo, siamo all'inizio del Novecento, al fatto che le donne cominciavano a studiare, ed esortava le donne a non farlo, perché nel caso in cui avessero avuto un bambino, sicuramente avrebbero perso il latte. Su questo non c'era ombra di dubbio. Siamo nel 1903. Quindi per dire, sì, il Malleus Maleficarum andrà avanti, però voglio dire, fino al 1700, quindi l'ultima strega non bruciata, ma impiccata. Cosa è successo? Che cos'è successo? Che cos'è successo? C'è stato un momento di. Praticamente a Bologna è Margherita Sarti e siamo nel 1730, quindi molto avanti nel tempo. Primariamente sono le donne più incline a credere e il demonio, che cerca principalmente di corrompere la fede, più facilmente riesce ad aggredirle. In secondo luogo, per la natura medesima della loro complessione nervosa, sono più facilmente ricettive delle impressioni che vengono da spiriti separati. In terzo luogo, hanno la lingua lubrica e non riescono a mantenere nascosto alle altre donne loro simili le cose malvagie che hanno appreso e quando non hanno forze sufficienti per vendicarsi, facilmente cercano di procurarsi vendetta a mezzo di maleficio. La donna, cattiva per natura, cade presto nei dubbi sulla fede, presto rinnega la fede medesima, nel che il fondamento dei malefici. In conclusione, tutto dipende dalla concupiscenza carnale che nelle donne è insaziabile, onde si danno da fare con i demoni per soddisfare la loro libidine. È chiaro che sono in fondo i temi che abbiamo visto prima, cioè questa parte di femminile selvatico, questa parte potente che impaurisce, questa possibilità di essere fagocitate, di essere prese, di essere catturate da questo femminile che ha dei poteri sicuramente particolari. La cosa che vorrei sottolineare è che molte donne hanno subito l'onta dell'Inquisizione, ma anche molti uomini. Quindi obiettivamente il tema è del femminile, ma è un femminile anche al di là del genere. Cioè il fatto di praticare certe arti, come appunto le arti magiche, è sempre stato visto un modo negativo e tale da dover eliminare. Così come il pensiero, come dicevo prima, analogico, è un pensiero che fa paura, perché è un pensiero libero, perché è un pensiero che non procede solo con schemi, che vanno benissimo, perché sono quelli che poi ci coordinano, sono quelli che ci danno poi il canale attraverso il quale esperire e quindi mettere in pratica il tutto. Però obiettivamente quella parte di accensione c'è proprio in tutti e questa è sempre stata vista come parte pericolosa. Faccio un pensiero, solo se mi permettete un attimo laterale,
Io questo tema l'ho visto in tutte le culture, in tutte. Ultimamente sto approfondendo la religione Shinto che ho messo in un corso che ho fatto sul lontano Oriente e obiettivamente la separazione tra bene e male viene proprio vista fra l'ordine di un campo di riso perfettamente coordinato e la foresta. La foresta è qualcosa da temere. Nella foresta ci sono gli spiriti che vagano e chi può parlare con gli spiriti? Le donne e basta. Sono le Itako, che sono le sciamane cieche, che hanno poi una storia difficilissima, ma per dire, quindi in fondo anche una cultura così lontana richiama dei temi a noi molto molto vicini, perché non sono così distanti in fondo. Procediamo e la vediamo qua, perturbante, erotica, devota al maligno, quindi tutti temi importanti. Qua vediamo delle caratteristiche in queste stampe antiche, che cosa fa la donna, prega questo personaggio che ha tre forme, quindi demoniaco, cuoce i bambini, ne ricava un unguento e si spalma il corpo per andare al Sabba. Il Sabba nella zona nostra veniva a Paderno e quindi era praticamente la zona dove si raccoglievano appunto le streghe, oppure si vola su una scopa e devo dire che con le erbe di cui parlavo prima, con un po' di aconito, con un po' di bella donna, di voli se ne fanno proprio tanti, è vero, oppure si cavalca col diavolo, nudi sempre, quindi senza vestiti, e i temi che abbiamo visto prima cioè, sono richiamati in pieno. Sono veloce proprio per vedere un po' i punti. Allora, parto da destra. Altro tema importante legato alla strega è una tempestaria, quindi è in grado di procurare le tempeste. I tempestari hanno tutta una storia, arrivano con delle caravelle in cielo, portano tempeste. I contadini pagano perché non porti la tempesta, oppure se deve portarla, che la porti al contadino vicino, magari. Quindi siamo in una dimensione particolare. Quindi la strega governa la natura, porta anche questi eventi. E vi assicuro, perché anche i carteggi inquisitoriali, se sono da leggere un po' in diagonale, perché alcune parti mancano, sono state tolte, quindi insomma bisogna un po' ricostruirle. Si legge come queste donne fossero il perfetto capro espiatorio se per esempio in una stagione c'era carestia, quindi chiaramente questo era già un tema, e beh, si va così, era già un tema che adesso sembra scenetta proprio. Quindi, no, io non sto toccando niente però stavolta, proprio niente, proprio nulla. Quindi capro espiatorio, per cui era sicuramente colpa di queste donne. Beh, interviene la Chiesa, dice non date i soldi ai tempestari, alle tempestari, dateli a noi. Cioè, obiettivamente, ma sì, perché possiamo risolvere le tempeste nello stesso modo. Cioè, basta il suono di una campana e noi sappiamo bene che tutti i demoni scappano dalle campane senza problemi. Poi, dal momento che in campagna non si butta via niente, dalla corda che tiene il battacchio si può utilizzare questa stessa corda da cingere una partoriente che in questo modo non avrà dolore durante le doglie. Quindi, obiettivamente, perché dare soldi alle tempestarie? Andiamo pure avanti e vediamo questo magnifico Dürer, che cavalca il caprone, quindi questa strega che cavalca appunto il caprone. Altro tema importante,
Il capro, elemento demoniaco che serve come cavalcatura per andare sempre a questo sabba. Il noce di Benevento, per esempio, no? Sapete, il liquore strega nasce proprio in quella zona. Ci sono tante piccole cose che richiamano questo nome e questo diciamo che è proprio il volo, quindi c'è la scopa vera e propria e c'è il capro che appunto accompagna il sabba. Però questo capro è stato visto, lo vediamo in un altro tema, che è questo, che è la vittoria della Chiesa sulla sinagoga, che obiettivamente uno dice, beh, che cosa può centrare una cosa di questo tipo? E questo è un lavoro di Giovanni da Modena ed è in San Petronio. Quindi a sinistra vediamo questa fanciulla. E dalla croce vedete il braccio che le mette la corona sulla testa ed è la Vergine che appunto dice appunto quanto è connessa con il divino e quindi chiaramente amata da Dio dall'alto dei cieli. Dall'altra parte c'è una fanciulla bendata su un caprone, quindi praticamente rivediamo la stessa figura di prima, semplicemente che è la sinagoga. Quindi obiettivamente vedete come il fenomeno, diciamo, legato alla stregoneria viene poi aperto e viene utilizzato proprio per dare contro a delle religioni che erano considerate naturalmente nemiche o contrarie a quella ufficiale. È bendata e quindi chiaramente non vede. Nel carteggio c'è scritto segue il diavolo, quindi non è in grado di capire dove sta andando. E beh, questa era proprio anche una delle caratteristiche appunto che veniva legata proprio anche alle streghe. Tre parole, tenebre, caos, conflitto. Beh, tre parole che sono legate alle tre streghe del Macbeth di Shakespeare. E vediamo altri due libri, quindi sia nel Macbeth abbiamo questo coro di streghe che poi predirà la fine di Macbeth e della sua cara moglie, un testo imprescindibile che è quello di Ginsburg, che è la storia notturna e la decifrazione del sabba, dove parla poi, ecco, di un altro tema, che è quello dei benandanti. E appunto dice, la camicia, quindi la camicia chiaramente veniva intesa come quella del feto, no? Veniva conservato dall'allevatrice, poi veniva benedetta e riconsegnata al proprietario sotto forma di amuleto, che attestava la loro capacità di combattere contro le schiere di streghe a notte fonda. All'inizio i benandanti erano quelli che facevano le lotte contro le streghe. Erano battaglie notturne, se vincevano le streghe il raccolto sarebbe stato scarso, se vincevano i benandanti al contrario, abbondante avrebbe portato la vittoria. Le donne avevano un ruolo particolare legato ai riti funebri, l'eitaco di cui vi parlavo prima, e quindi erano deputate a parlare con i morti. Praticavano la guarigione attraverso la magia bianca in contrapposizione a quella delle streghe. Poi c'è un colpo di scena, i benandanti vengono visti come stregoni, quindi inquisiti e poi riabilitati. Insomma, ci sono stati un po' di passaggi. Altro tema importante è questo meraviglioso Labat di Wiseman, che ho amato veramente tanto, è il primo libro che descrive una messa nera e il rapporto proprio con il satanismo. Ed è veramente, Wiseman è un po' considerato il padre del decadentismo, è veramente un libro, lui è famoso per due, soprattutto Labat e Arebur, tradotto anche come Controcorrente. Ed è veramente interessante perché entra dentro in maniera profondissima su questo tema. Quindi altri tre
Tre parole, tenebre, quindi sempre la parte oscura, il caos come rischio di perdizione, il conflitto che è la conseguenza. E veniamo a Bologna, chiaramente anche qua in questa mostra c'è una parte dedicata a Gentile, Budrioli, e quindi siamo in questa strega enormissima che è passata alla storia soprattutto per il suo rogo, fatto in via direttissima proprio di fronte a San Domenico, e il boia mise della polvere pirica, quindi la strega ebbe praticamente una sorta di volo e quindi passò per questo alla storia come la strega enormissima. In realtà, ecco, questa persona, questo personaggio ci racconta il passaggio più cruento della persecuzione delle streghe, perché cominciamo a parlare di donne acculturate, quindi donne che studiano. Lei studiava per esempio astrologia, che voi sapete era cattedra universitaria all'interno della facoltà di medicina. E quindi studiava appunto questa materia, studiava negromanzia da un tal Fra Silvestro. Era conosciuta e amata da Ginevra Sforza, per esempio, al punto tale che poi sembrava quasi che Bologna fosse governata da queste due donne. Quindi, insomma, si creò un momento un po' particolare, però è vero che Ginevra aveva pagato la dote di due figlie di Gentile. Il figlio Carlo di Gentile era uno dei senatori a Bologna, quindi era nell'intelligenza, era nella parte, diciamo, nobile della città. Da un momento all'altro cambia la scena. Dopo molti anni si seppe, perché probabilmente si temeva una congiura, oggi si direbbe un colpo di Stato, ma una congiura proprio da Gentile, figlio, famiglia e Ginevra. E quindi ci fu veramente un momento molto difficile. All'epoca bastava una denuncia anonima e si poteva accendere un processo, per cui lei fu arrestata veramente in maniera così rapidissima. Dopo la tortura, attenzione, dopo e non prima, lei confessò tutti i crimini che le erano stati ascritti. E trovarono nella sua dimora, che era appunto nel Torresotto di Portanova, di fronte a San Francesco, 92 prove di congiunzioni carnali con i diavoli. Ecco, scusate il sorriso, perché parlare di prove, veramente silenzio, perché obiettivamente stiamo parlando di niente. Una confessione che viene dopo la tortura. Non parlerò delle torture, è chiaro, perché è una parte infamante. Sono state riviste nel Novecento praticamente da degli studiosi che hanno visto che questi personaggi, questi torturatori, erano comunque dei depravati, scusate il termine, perché obiettivamente alcune tecniche erano così particolarmente collegate alla sessualità che obiettivamente non si poteva pe pensare altro che fossero persone non a posto me mentalmente. La cosa che mi preme dire è come avveniva l'arresto, e anche questo si evince da qualche carteggio, pochi, ma qualcosa c'è. Di domenica normalmente fuori dalla chiesa, perché tutto il paese o il circondario o il quartiere potesse vedere. La persona veniva immediatamente denudata e messa all'interno appunto di un saio benedetto, posto su un cesto, di modo che non toccasse per terra, perché l'idea era proprio che portasse sterilità al terreno. Veniva portata in tribunale senza vestiti, col volto di fronte al muro,
perché non guardasse direttamente portando il male d'occhio. Venivano cercati dei segni nel corpo, ecco come riconoscere una strega. C'erano dei segni chiarissimi, per esempio dei nei, una persona con molti nei, e si diceva che c'era una parte di questo corpo insensibile che quindi veniva cercata appositamente con delle spille proprio per trovare la parte insensibile. Perché si diceva che quella parte era stata e era insensibile per via di un calcio dato dal diavolo. Abbiamo un processo a Polonia, vi dico solo questo, di una giovane ragazza della zona di Minerbio. Praticamente le vengono fatte tre domande, molte di più, tre ci giungono ad oggi. Uno, perché ha delle occhiaie così profonde? Due, perché ha lividi nelle ginocchia? Tre, perché ha graffi sulle spalle? Lei risponde prima dell'interrogatorio, dice ho le occhiaie perché sono alcuni giorni che non mangio, ho lividi alle ginocchia perché sono una contadina e lavoro la terra, spesso in ginocchio, i graffi perché dormo su una panca di legno. Dopo la tortura, praticamente, in ginocchio perché offro dei servizi chiaramente al diavolo, i graffi alla schiena ne sono la conseguenza e le occhiaie irripetuti amplessi. Questo nero su bianco. Nero su bianco, questo solo per sorridere, è un processo che venne fatto delle locuste. Siamo nella zona di San Giovanni in Persiceto, locuste, quindi le cavallette. Vengono, cioè, c'è veramente un momento dove arrivano tantissime cavallette e rovinano un raccolto. Chiaramente è opera del diavolo. Vengono arrestate, non si presentano al processo però, quindi vengono condannate in contumacia e in contumacia viene fatto il rogo. Chiaramente non si presentano in tribunale. Obiettivamente, ecco, queste donne e uomini erano in mano a persone di questo tipo. Vi volevo però, adesso trovo un attimo, appoggio questo essere e volevo vedere. Di dire due parole su altre streghe bolognesi. Nel 1293 Franceschina fu accusata di essere una strega per aver fatto innamorare di sé Corvino, inducendolo a portare via dalla bottega di famiglia 100 lire, zafferano e altre spezie, e in seguito fuggire con lei. Fu riconosciuta colpevole, ma non si conosce l'esito della storia. Forse fu liberata in seguito al versamento di un'ingente quantità di denaro. Anche Masino nel 1286 aveva accusato un uomo, Tommaso, di aver fatturato la moglie con confetti di mandorla e pastiglie alla cera. Altra sorte nel 1295 toccò due astrologhe, Morba e Medina, che furono arse al rogo. Lo stesso destino toccò nel 1314 alla strega Lippa, che lavorando al servizio di un certo messere fu condannata al rogo per avere fatto innamorare il figlio del padrone. Lippa riuscì a fuggire e lo stesso fece Floretta, convivente di Guglielmo degli Usberti, che l'aveva preferita alla moglie. La famiglia di Ghedina, la moglie di Guglielmo, accusò Floretta di stregoneria, ma la presunta strega riuscì a scappare e fu condannata al rogo in contumacia, anche lei. Queste sono alcune. Ricorderei Domenica. Di Domenica c'è tutto l'atto processuale e soprattutto c'è la cronaca della sua salita appunto a rogo. Ed è una cosa struggente perché è una donna molto anziana, viene detto molto anziana, se, neanche 60 anni, ma per l'epoca era molto anziana, grossa e quindi fa fatica a salire le scale, fa fatica e
nella cronaca viene sottolineato proprio questa cosa veramente drammatica. Chi era? Era una prostituta che abitava nella zona di Via del Borgo. E basta, perché altro tema, e dopo però, proprio due parole anche su di loro, è proprio relativo alle prostitute. Quindi anche queste furono perseguitate tante volte, appunto, accusate di stregoneria. Ho trovato poi invece quello che prima ho in parte recitato a memoria, dell'erbario, l'ho trovato ora, e ve lo leggo invece proprio con le parole giuste. Invero è evidente che le donnicciole hanno imparato dagli spiriti maligni le pratiche che con astrusa e segreta virtù compiono, utilizzando le qualità risposte delle erbe, delle radici, di qualsiasi cosa della natura. Ma chi è tanto insensato di credere che una donna del tutto ignara di lettere, ignara della natura, destituita di ogni esperienza, abbia potuto cogliere nel suo povero ingegno gli arcani dell'universo? Di conseguenza, ogni femmina che realizza risultati di questo genere è sospetta e deve essere esaminata a fondo come addottrinata dal demonio. Come fa a saperle queste cose? Povera donna, quindi chiaramente siamo così da sognare. Un'opera stratosferica, che è quella del compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca, e siamo veramente nella parte più alta, più nobile e più importante dell'arte. E praticamente sono stati fatti molti paragoni proprio su queste espressioni furenti, espressioni molto diverse diciamo da quelle che troviamo in altre opere, al punto che sono state paragonate anche alle rinni o le furie appunto di Bouguereau, quindi questo aspetto sempre travolgente, particolare, al punto tale che per alcuni anni questa opera fu tenuta appunto in disparte. In quelli che erano gli archivi, e venivano chiamate le borde. Praticamente venivano presentate ai bambini appunto come borde, cioè la borda in pratica chi era? Era una sorta di strega che viveva normalmente vicino ai mulini, e che si presentava, sempre dalle parole del libro Streghe, di cui ho preso quello che ho letto poco fa, dal dio celtico Borgo, il ribollente, e dalla sua paredra, la Bormana, spiriti delle acque, forse sacerdotesse, presenti nella Gallia Cisalpina. Le borde vivevano nelle paludi e nella nebbia. Non mancano le leggende terrifiche, erano streghe coperte di bende marcite dalle acque, venivano citate dalle famiglie per impaurire i bambini in modo che non andassero nell'acqua col pericolo di annegare. Queste streghe vivevano anche nelle fonti, per cui era meglio non bere di notte perché la strega sarebbe entrata nel corpo della persona, prendendo possesso della sua volontà. Vi era poi la concezione che talune potessero portare alla pazzia. Quindi di nuovo il tema delle acque. E quindi ci sono varie documentazioni, cronache popolari, per cui queste venivano chiamate appunto borde, proprio per impaurire i bambini di modo che non si allontanassero. E c'era una Ninna Nanna terrifica che veniva cantata, che è proprio questa, la borda lega i bei bambini, eccetera, eccetera, e poi, insomma, li stringe con una corda e con un legaccio
lega i bei bambini e poi li ammazza. Quindi i bambini dopo dormivano tranquilla la notte con questa storia. E questa praticamente è una tradizione che già comunque dal 600 viene portata avanti in maniera molto 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 così frequente. Un altro libro che ci propone un altro tema che è quello del sangue, e questo è un pezzo proprio tratto dal libro Simbolismo e magia del sangue di Camporesi, che appunto dice: è una certa antica e comune opinione che certe vecchie che chiamano streghe sugano il sangue dei bambini per ringiovenirsi quando possono d'un giovanetto, dico, di gagliarde forze, che sia sano, allegro, temperato e che abbia ottimo sangue. Sughine dunque a guisa di mignatta, o vuoi dire sanguisuga, dalla vena appena aperta del braccio manco, una oncia o due, e poi tosto, prendano altrettanto di zucchero e di vino, il che si vuol fare quando appunto abbiano gran fame, gran sete e nel crescere della luna. E quindi altra caratteristica. Guardo l'orario perché non voglio andare oltre. Altre donne che hanno subito la persecuzione sono le levatrici. Ho avuto l'onore e la fortuna di fare alcune lezioni a gruppi di levatrici che erano veramente felici, ecco, che conoscessi la loro storia veramente dura e veramente pesante. Perché il mestiere della levatrice ancora nel 600, nei testi, in un testo importante che raccoglieva tutti i mestieri del periodo storico, viene visto come uno dei più infamanti. Le levatrici sono dette in grado di dare la vita e in grado di dare la morte. C'è anche un tema importante che è quello delle gravidanze non desiderate. Sappiamo che all'epoca gran parte delle donne moriva di parto, tanto è vero che comunque prima del parto veniva data l'estremunzione. Se una donna era piccolina, se aveva portato dei pesi, cioè era molto facile che non sopravvivesse al parto. Per cui chiaramente c'erano molte gravidanze non desiderate, quindi la levatrice era quella che le aiutava sia a far nascere che anche in altro modo. E questo è stato un altro tema importantissimo e mi preme tantissimo, tutte le volte lo ricordo, lo so, ma secondo me è importante ricordare un personaggio che è patrimonio dell'UNESCO per il femminile, dottor Semmelwitz, perché è stato il primo a riconoscere che il medico doveva mettersi i guanti per visitare una donna, perché c'era questa febbre uterina, detta volgarmente, che decimava di più della peste passava, questa no. Per cui lui aveva intravisto, però siamo già avanti, siamo 50 anni prima di Pasteur, quindi voglio dire, non è che parliamo di tempi così antichi. E lui fu il primo a dire, dopo che fate, per esempio, le sezioni cadaveriche, lavatevi le mani e mettetevi... Sì, è di Budapest. Di Semmelweis, sì, c'è la sua casa, c'è il suo museo a Budapest. Mettetevi i guanti dopo. I medici praticamente dissero: un gentiluomo non si mette i guanti, perché è un gentiluomo. Lo derisero al punto tale che fu ricoverato per un esaurimento nervoso ed è morto di botte. Adesso è patrimonio dell'UNESCO del femminile, perché 50 anni dopo questa cosa cominciò ad essere osservata e cambiò veramente tanto per il femminile. Sì. Sì, è proprio quello che ho detto, esattamente. Proprio. E se vogliamo, un medico bolognese, mi sfugge il nome ora, fu il primo, e siamo all'inizio dell'Ottocento, ad esigere che i camici fossero bianchi, perché
perché prima erano neri, proprio perché non si vedeva lo sporco. Quindi obiettivamente c'è un passaggio anche importante in questo senso. E appunto le levatrici hanno questa così, storia infamante insieme alle prostitute, questa è una stampa del 1802. E appunto dice a Bologna: «Niuna meretrice o donna di malavita ardisca o presuma di stare a abitare nella città di Bologna, borghi o sobborghi, se non nel luogo ordinato che dice sì Castelluccio sive bordellum, e che niuna meretrice abbia ardire di andare per la città se non